Grande la partecipazione alla solenne processione dei santi medici Cosme e Damiano a Bitonto, partita dopo la solenne messa nella terza domenica d'ottobre. Si scorge commozione negli occhi di chi vive profondamente questo momento religioso, passo dopo passo. C'è un messaggio che coincide provvidenzialmente in questa domenica proprio con il brano del Vangelo, in cui Gesù parla proprio dell'importanza della preghiera, invita a pregare senza stancarsi mai. Mi sembra che anche la devozione di questo popolo cerca proprio di vivere questo non stancarsi mai, questa ostinazione nella preghiera, sebbene sempre dobbiamo ricordarci che la prova del 9 della preghiera è la carità, è l'amore verso i fratelli. La preghiera senza l'opera di carità è inutile, e allora sicuramente saremo in grado nella nostra vita di cercare di mettere insieme queste due dimensioni importanti: preghiera e servizio al prossimo, soprattutto ai più fragili. Onoriamo i santi con la processione, ma ricordiamoci anche di partecipare a messa la domenica, di ascoltare il Vangelo. Ricordiamoci anche e soprattutto di far visita agli ammalati. Ci sono troppi figli che non vanno a guardare in faccia i loro genitori da tanto tempo, magari perché anziani, ammalati, perché magari in passato c'è stata a volte una lite. Ecco, i santi medici guariscano anche il nostro orgoglio, ci invitino davvero ad aprire un po' di più il cuore e le braccia, a cominciare dalle nostre famiglie, da chi ci vive accanto, nel nostro quartiere, nel caseggiato, nella nostra città, senza lasciare mai nessuno solo. Don Vito, un'altra domanda. Adesso i santi stanno uscendo dalla chiesa, idealmente stanno abbracciando un po' tutta la città, arriveranno anche nel centro storico. È davvero un abbraccio ideale? Certo, senz'altro. I nostri santi provengono dalla Siria, no? E quindi sentiamo anche che questa fede ha un carattere universale, senza nessuna esclusione. Tutti dobbiamo sentirci abbracciati da questa presenza, ma invitati poi ad abbracciare noi, a nostra volta, chi incontriamo. Storie di dolori e speranze, quelle dei numerosi pellegrini giunti da ogni dove e dei bitontini volti a compiere un gesto di devozione e carità verso i santi medici Cosma e Damiano. Da dove venite? Da Canossa di Puglia. Canossa di Puglia. Perché fate la processione dei santi medici? Perché è una tradizione, è una missione. Un amore per il Signore. Bene a tutta l'umanità. Da quanti anni fate questa processione? Più di 40 anni. E da dove venite? Da Bicenia. Perché lo fate? Per grazia ricevuta. E la forza che ci devono dare pure. Io vengo da Molfetta. Avevo 6 anni quando iniziai a venire in processione. Poi per grazia ricevuta nel 2014 ho iniziato a venire scalza e con i cieli. Che emozione si prova ad accompagnare i santi a Nargiri? Un'emozione, non si neanche, voglio dire, neanche spiegare, veramente. Non ha parole questa emozione. È vero. E cosa chiede i santi a Nargiri? Tanta salute per tutti e per gli malati.